Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Lunedì Sport. Come anticipato, si parla di kickboxing e si celebra un grande campione, un grande risultato, in particolare appunto un campione italiano. Un saluzzese si è laureato campione qualche settimana fa a Pescara e qua questa sera con grande nostro piacere ospite della trasmissione Lunedì Sport ed è Marco Barbero. Ciao Marco e Ciao a tutti, grazie. Complimenti grazie. per il titolo che hai conquistato. Non è da solo Marco che fa parte del running team di Saluzzo. Insieme a lui c'è innanzitutto l'allenatore, il maestro che lo accompagna, che lo guida nella sua carriera sportiva. Anche lui ex campione italiano, si sono passati un po' il testimone ed è Roberto Comba. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Avete portato anche due giovani leve, due giovani atleti sempre del running team di Saluzzo. Abbiamo Alessandro De Buchanan, Buonasera. ciao, e Massimo Ciao Piazza, a tutti, buonasera. buonasera. Allora, poi avremo modo di parlare con tutti, anche con i più giovani, per capire un po' come si preparano per entrare a far parte di questo mondo anche dei grandi del kickboxing, con quali aspettative, con quali sogni. Prima però parliamo del grande risultato di Marco Barbero. Come detto, a Pescara ti sei laureato campione italiano, era il weekend del 4 e del 5 maggio nella categoria 76 kg, classe C. Innanzitutto ti chiedo che emozione è stata, se è passata qualche settimana, se hai capito, hai metabolizzato, hai capito davvero cosa hai realizzato, che impresa hai fatto. Beh, sicuro ancora ora sono molto emozionato, non ce l'aspettavamo, siamo arrivati lì molto preparati, però era la prima volta che frequentavamo questo tipo di gara e mi batte il cuore ancora adesso, dai. Grande emozione, Roberto, anche per te immagino, sia per il fatto che sei allenatore, per il rapporto che si instaura poi con il ragazzo che si segue, e poi perché tu quell'emozione lì, come abbiamo detto, poi magari dopo ne parliamo nel dettaglio, l'avevi già vissute anche da atleta. Sì, certo, è stata un'emozione molto forte. Siamo partiti, siamo andati a Pescara. Da allenatore devo dire che credevo molto in Marco, cioè ero abbastanza sicuro che un risultato aveva tutte le carte in regola per poterlo fare. Poi è ovvio che vincere un campionato non è così semplice. Ci sono molte componenti, tutti gli atleti vanno per vincere, quindi ci sono molte componenti, però ero sicuro che avrebbe potuto ben figurare, ecco, questo sì, che ce la saremmo potuta giocare. Ed infatti poi insomma è andata molto bene, abbiamo visto intanto mentre parlavamo delle foto, delle immagini di questo bel successo. Marco, tornando a questi 2 giorni che insomma ti ricorderai davvero per tanto tempo, andando nel dettaglio degli incontri, in semifinale, il primo incontro, hai battuto un atleta proveniente da Firenze che scendeva da una categoria di pesi più alta. Sulla carta era un osso duro, un atleta che poteva anche avere qualcosa in più di te, ma tu hai fatto una grande prova, no? Sì, è stata una prova molto complicata. Lui appunto scendeva da una categoria di peso più alta, Elevato. quindi a livello fisico è stato molto difficile combattere con lui. Sicuramente poi io andando a parlare a questo ragazzo ho saputo che lui era un pugile con diversi incontri già, e tuttavia noi ce la siamo giocata molto bene a livello di pugilato e su quello abbiamo inserito i punti migliori. E poi la finale dove ti sei addirittura superato, hai dato il meglio di te. Qua vediamo proprio un video che riguarda questi incontri di Pescara contro Monteverdi, l'atleta di Brescia. È stato un crescendo, no? La prima parte bene, ma poi soprattutto nella seconda hai alzato il livello e sei andato a vincere meritatamente. Sì, diciamo che avevamo voglia di vincere, quindi siamo andati in crescendo ovviamente per questo. Lui era molto tecnico, quindi il primo round è stato studiato e il secondo, la voglia di portare a casa questo risultato, ha fatto sì che facessimo di più rispetto a lui.
Qual è stato tra i due l'incontro più difficile, quello in cui avevi le sensazioni peggiori? Hai detto qua, forse non so se ce la faccio. Sicuramente il primo, perché c'erano più aspettative, nel senso se avessimo perso saremmo tornati a casa e quindi lì l'emozione è stata molto forte. E tra l'altro questi sono stati due incontri finali, ma per arrivare fin lì a questi campionati italiani, a questa fase finale, hai dovuto anche vincere delle selezioni regionali, no? Prima anche lì non è Esatto. stato un percorso così agevole. Abbiamo fatto un interregionale il mese prima in Lombardia, dove anche lì ho dovuto disputare due gare nella stessa giornata e i segni si sono portati per qualche settimana successiva, però è stata una bella emozione anche quella. Mi dicevi prima che non ti aspettavi di arrivare fino in fondo, anche se il tuo allenatore dice il contrario, che si aspettava un grande risultato, però ti sei sorpreso anche un po' tu stesso di quanto sei arrivato in alto, di cosa hai saputo fare. Sì, diciamo che io ho iniziato solo da 3 anni questo Ah. sport, quindi Se continui così, chissà dove esatto, puoi quindi è stato un crescendo, diciamo, di arrivare. emozioni e piano piano, incontro dopo incontro, abbiamo un pochino capito che potevamo fare bene. E un saluzzese è tornato sul trono d'Italia a conquistare il titolo italiano di kickboxing. Roberto, ne sai qualcosa di quello che aveva vinto prima, 30 anni fa? Sei proprio tu. Come hai vissuto questa emozione davvero particolare per te? Sei stato contento, immagino, di cedere questo scettro, no? Ma sai, per me è stata una grande emozione. Ogni volta che loro salgono su ring, per me è una grande prova, perché io dico sempre, voi fate un combattimento, io magari ne faccio due o tre, perché comunque è impegnativo. So che cosa provano e quindi mi immedesimo in loro. Lavoriamo molto. Ci metto tutta la mia passione, tutto quello che posso sapere per cercare di agevolare la loro strada, no? Diciamo. Quindi questo sì. E comunque vincere un titolo italiano è una cosa molto difficile. È la prima volta che un nostro atleta riesce a vincere un titolo italiano dopo che l'avevo vinto io. Io ho fatto la strada di Marco, avevo qualche anno in meno, ho vinto anch'io. All'epoca era un po' diverso. Ho vinto il classe B e poi l'anno successivo avevo vinto il classe A e poi avevo vinto anche un titolo italiano da professionisti, però è un'altra storia. Però insomma la gioia, l'emozione di L'emozione è viverla sia fortissima, sì, da atleta che da l'emozione. allenatore, difficile so fare un paragone, anche perché sono Sì, passati sì, degli anni, sì. qual è quella più che si vive più intensamente? Ma guarda, sono emozioni diverse. Sono entrambi molto forti, devo dire che mi dà forse più soddisfazione ancora in questo momento perché vedo anche in me come tecnico che mi metto sempre in discussione un valore aggiunto perché sono riuscito a tramandare qualcosa. Poi ogni atleta è particolare, quindi ci devi fare un grosso tipo di lavoro. Marco ha le sue caratteristiche, Alessandro ha le sue, e Massimo naturalmente ha le sue. I ragazzi tendono sempre ad avere un pochettino più di freno, magari, ma non sono ben preparato, non sono ben allenato. E io sono molto, cerco di essere molto obiettivo, e so i loro punti forti, i loro punti deboli. E cerchiamo di mettere sempre a punto delle strategie che siano funzionali. Devo dire che abbiamo azzeccato le strategie sia con Marco dall'Interregionale in poi le abbiamo sempre azzeccate, quindi come tecnico sono molto Bene, soddisfatto. immagino. Alessandro, iniziamo a parlare anche un po' con voi. Vi ha chiamato in causa il vostro allenatore. Per te, insomma, come innanzitutto immagino che vedere un campione italiano nel proprio team sia un grande stimolo e anche un obiettivo da raggiungere. Come sta andando per te questa Sì, stagione e questo percorso? ovviamente Marco per me è un punto di riferimento e lo vedo appunto come una delle persone a cui ispirarsi sia tecnicamente che con l'impegno che ci mette in palestra. Tutti noi mettiamo molto impegno in palestra, infatti noto come tutti noi quando andiamo a fare i match siamo molto superiori anche altre concorrenti contro di noi.
e questa stagione è andata bene, non ho fatto molti incontri, ma questo a causa del mio peso, perché sono abbastanza leggero, quindi io e il mio maestro facciamo un pochino più fatica a trovare uno della mia categoria che vada bene, ma nonostante tutto quando lo troviamo va molto bene. E questa volta abbiamo l'ultimo incontro, abbiamo deciso di combattere contro un ragazzo di 5 kg in più di me, di 19 anni e io ne ho 17. E abbiamo tirato fuori il coraggio, siamo riusciti a portarci a casa un pareggio e sono fiero di questa cosa e spero Quindi anche il mio allenatore. vittoria per noi. Per noi è una vittoria. Beh, immagino, immagino. E insomma, segnali positivi, no? Anche per te, di confrontarti anche con atleti di peso e di livello sulla carta maggiore, quindi significa che stai lavorando Sì, bene, no? questo mi rende fiero di questa cosa e rende appagante magari tutti i miei sforzi allenandomi tutti i giorni, vedere che andare a combattere contro persone che magari sulla carta sono Certo. favorite, riuscire a pareggiare i conti è soddisfacente, mi Come diceva il tuo motiva coach, è molto. una vittoria. Massimo, tu invece so che hai avuto qualche problemino ultimamente, un infortunio che ti ha un po' tenuto lontano dagli incontri. Come è successo e insomma, come stai gestendo questo momento difficile, no? Star Sì, fuori. per un atleta credo che un infortunio è una cosa molto difficile da affrontare e questa cosa bisogna affrontarla nella giusta maniera, confrontandosi magari con gli amici, con il maestro che ti dà che dà il suo supporto. E questo infortunio si è verificato nell'ultimo match che ho fatto. E durante appunto un pugno che ho tirato, ho sentito la spalla che ha iniziato a cedere e a darmi questo fastidio. E poi si è ripresentato circa dopo 2 mesi in maniera molto più grave, e quindi in questo momento mi ritrovo a stare a casa guardando gli altri che si allenano. Dura, È dura, sì, però riesco comunque a mantenere questa, diciamo, filosofia di Certo, vita, e quindi quando è previsto il rientro? Ci siamo quasi. è molto lontano Ah. perché comunque adesso devo fare una risonanza per vedere le condizioni e se l'esito di questa risonanza mi dice che devo farmi operare, mi farò operare e se, altrimenti Però insomma rimedio. mi sembra che la stai, sicuramente Sì. soffrirai tantissimo, però la stai Sì. vivendo abbastanza bene perché immagino ci sia una grande passione che ti spinge anche a passare questi momenti difficili con la prospettiva poi Sì, di più forte di tornare prima. a gareggiare più forte di prima. Ecco, vi chiedo a tutti e due, partendo da te, come vi siete avvicinati a questa disciplina e cosa vi piace Allora, io mi della sono kickboxing? avvicinato 5 anni fa, grazie a mio padre che mi ha mandato in questa palestra e ho iniziato a gareggiare dopo circa 3 anni e ho iniziato appunto questo percorso di atleta. Con Alessandro, che praticamente possiamo considerarci fratelli perché abbiamo iniziato insieme questo percorso. E la cosa che mi piace di più questo sport è salire sul ring e farsi vedere come si è realmente. Magari in palestra si è magari un po' spaventati, non si sa bene chi sei realmente. Mentre sul ring dai tutto quello di Certo. te stesso. Alessandro, per te com'è venuto l'innamoramento per questa disciplina? Io devo dire grazie soprattutto a mia mamma e mia sorella che in un momento difficile, che avevo appena cambiato scuola, c'era il passaggio tra terza media e prima superiore, non mi sono adattato subito bene con i compagni, allora ero un po' giù, e quindi ero un pochino debole di carattere in quel momento. Allora mia mamma ha pensato che fin da piccolo, visto che mi allenavo già con il mio allenatore Roby, sapevo che questo era uno sport che mi piaceva molto e mi poteva dare magari più fiducia in me stesso. E in questo modo tutto è iniziato, ho iniziato ad allenarmi, nutrivo già questa passione da quando ero piccolo, quindi ero molto felice di tutto ciò. E poi no, tutto all'inizio non era proprio andare a combattere, ma Certo. più per rafforzare il mio E carattere, poi piano rendermi più sicuro di me piano. stesso,
Però il mio allenatore ha insistito vedendomi come combattevo, gli è piaciuto fin da subito, allora ha deciso di portarmi sul ring e ne sono molto grato di questa cosa perché grazie a lui ora sto nutrendo una passione che spero di portare avanti fino a quando sarò grande. Bene, mi sembra che Roberto, che abbiano tutte le idee molto chiare e tanta passione che è quella fondamentale. A proposito di passione, è quella che spinge anche voi a portare avanti questo progetto del Ronin Team, che abbiamo detto di Saluzzo. Come siete organizzati? Che attività fate? Insomma, se vuoi darci un po' il quadro Certo, di quello certo. che siete a Saluzzo. Ma noi lavoriamo a Saluzzo, siamo come organizzazione in via Ragnasco con la palestra Fitness e Combat, aperta da me e da un socio che è venuto in palestra da ragazzino anche lui, quindi un ex mio atleta che è Andrea Barra, e quindi abbiamo creato questa realtà. Certo, ci stiamo mettendo molta passione, molto impegno, cercando sia io che lui, di esserci sempre tutti i giorni, seguire i ragazzi e tutto. Il kickboxing è uno sport adatto a tutti, abbiamo un pubblico eterogeneo in palestra, dai ragazzini anche signore, agli uomini, insomma ce n'è per tutti. L'aspetto agonistico è una parte, una Certo. piccola parte essenziale, perché poi comunque è uno sport molto completo. Per stare in forma, per avere nozioni anche perché non sull'autodifesa, e poi la parte agonistica ovviamente fa parte di un atleta, soprattutto in giovane età, i ragazzi si avvicinano, ecco. È uno sport, essendo uno sport individuale, comunque rafforza, come dicevo giustamente Alessandro, rafforza molto il carattere. Certo. Ti dà la possibilità, il combattimento poi non è mai una dimostrazione, diciamo, di violenza fine a se stesso, ma è una prova essenzialmente contro noi stessi. È un po' come il combattimento, a me piace paragonarlo un po' come a una partita di scacchi. Bisogna avere ben chiaro l'idea della strategia che tu sai fare, che non sai fare, in base a come funziona, come non funziona, l'avversario che abbiamo davanti, diciamo che ecco, in questo noi riusciamo a inquadrarci abbastanza. E questo è un lavoro molto dell'angolo dei coach. Certo. Per gli atleti è importante, e questo lo svolgiamo in palestra, la capacità di un adattamento a 360 gradi a secondo delle esigenze che poi sul momento Certo. si presentano, ecco. Ho chiesto ai due giovani, Alessandro e Massimo, come sono avvicinati a questa attività. Tu non è che non sia giovane, sei un po' meno Sì. giovane di loro, ma sei anche tu giovanissimo. Tu hai detto che hai iniziato da pochissimo, no? Questa attività, ecco, cosa ti ha spinto, non magari da giovanissimo come loro, ad avvicinarti a questa attività? Ma è stato appunto un inizio inaspettato grazie a un caro amico che mi ha visto in un momento in cui io non facevo più sport, mi ha detto semplicemente vieni a provare ed è nata una grandissima passione. E beh, direi che Roberto, se da 3 anni hai iniziato, non facciamogli montare troppo la testa, però insomma, in 3 anni è arrivato al titolo italiano, insomma, vuol dire che è molto predisposto e le possibilità di crescere ci sono. Sì, questo sì, sicuramente. Agli occhi di un esperto, tutti i ragazzi quando vengono in palestra si capisce immediatamente chi può avere queste capacità o chi meno, ognuno ha le sue particolarità. Diciamo che Marco subito ha evidenziato delle caratteristiche che sono molto importanti, essendo un ragazzo maturo. E quindi anche caratterialmente ha delle grandi potenzialità, sia fisiche che mentali, a differenza di Alessandro e Massimo, che essendo più giovani, quindi hanno ancora altre caratteristiche, Certo. diciamo così. Lui invece caratterialmente, ecco, ha una più stabilità. E questa è una grande forza. E poi comunque noi riusciamo ad allenarci in un sistema in cui lui ha nella sua, diciamo così, forte preparazione atletica, riesce a imprimere dei ritmi, perché poi parliamo di combattimenti di 3 riprese da 2 minuti, quindi voglio dire Certo. tempo breve, quindi deve riuscire a dare tutto. Quindi lui ha delle caratteristiche molto importanti sulla base atletica, che riesce a imprimere dei ritmi,
che difficilmente l'avversario riesce a sostenere. Ecco, ecco, Marco, i prossimi, dopo questa bella vittoria, i prossimi impegni, le prossime ambizioni, cosa miri in futuro? Beh, sicuramente finire questa categoria senza sconfitte. Abbiamo ancora un incontro a giugno, vedremo come andrà, e poi il prossimo anno passeremo di categoria nella B e magari seguire le orme del maestro a questo punto, vincere anche i nazionali in questa categoria. Il sogno è quello, sì. O sogni ancora più in grande? Ti fermi lì, che è già un bel... Per ora mettiamo questo scoglio, poi vedremo. Step by step. Ok, step by step, che mi sembra la filosofia giusta. Siamo in chiusura, chiedo anche a voi due il sogno che avete, al di là degli obiettivi più prossimi, quindi di finire la stagione, poi le prossime stagioni, ma proprio l'obiettivo, che il sogno che avete. Il sogno di avere, che ho io, è di arrivare più in alto possibile, poter mostrare a tutti le mie capacità e magari poter arrivare proprio agli apici, sempre col sostegno del mio maestro, che grazie a lui sono sicuro che arriveremo molto lontano. Massimo, tu intanto guarire dagli infortuni, no? Adesso ho l'obiettivo di guarire, riprendermi e ritornare più forte di prima sul ring, e comunque il mio sogno è ottenere ciò che amo, cioè magari ottenere un titolo e farmi vedere chi sono realmente. Bene, noi ti auguriamo innanzitutto di guarire, e poi auguriamo a tutti voi di realizzare i vostri sogni. Siamo in chiusura, io vi ringrazio, grazie a Marco Barbero, che si è laureato campione italiano di kickboxing. Grazie a voi. Ancora complimenti. Roberto Comba, maestro del running team di Saluzzo, grazie. Grazie e i due atleti, Alessandro De Buchanan e Massimo Piazza. Grazie. Naturalmente in bocca al lupo a tutti voi per il proseguo della stagione e per le prossime stagioni, per l'attività che portate avanti. Noi ci fermiamo qua con questa puntata di Lunedì Sport. Grazie per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Buona serata.